So che avete tante cose da dire. Casi Joe, sai, comincia a preparare le risposte. Ben arrivato. Grazie. Buongiorno. Totò. Buongiorno. Calò. Dino. Buongiorno. Prego, accomodatevi. Voi conoscete già i miei compaesani, Rina e Provenzano, che ci portano i saluti di Lucianello Liggio, che non è qui per un'improvvisa indisposizione. Manca pure l'amico nostro, che è impegnato con la campagna elettorale e ha incaricato me di parlare invece sua. Dice che gli accordi vanno rivisti perché si sono verificate delle lamentele. Qualcuno dice che non è giusto, che a guadagnare siano in pochi. Ce ne deve essere per tutte. Il numero delle licenze è quello. Non è che possiamo espropriare i terreni se i proprietari non vogliono vendere. Vabbè, depende. Per quello noi ci abbiamo avuto sempre il nostro metodo e finora ha funzionato. Il problema è un altro. Con Lucianello ci abbiamo ragionato. Lui dice che queste lamentele non sono solo per questione di piccioli. Però noi altri abbiamo spartito con tutte quante e tutte quante ci hanno mangiato di questo affare. Sì, ma c'è chi guadagna di più e chi invece si deve accontentare delle briciole. Da noi si dice che quando il sole affaccia per tutti. Forse il fatto è che la divisione non è equa e qualcuno magari pensa che lo stanno fottendo. Dico bene. Qualcuno dice, qualcuno pensa. Tu lo dici e l'amico costruttore tuo da là lo pensa. E allora stammi bene a sentire, capataio. Se pensi di mettere in mezzo alle famiglie per farci pagare i ginocchi, te faceste male i conti. E se pensi di darci in mano a qualche sbirro amico tuo, allora proprio non ci conosci per niente. Perché niente è sbirri, è infame. Ci scapesama testo, capiste? Signori, siamo venuti qui per ragionare. Il problema è che tutti vogliono troppo, non si vogliono accontentare. Dov'è che non avete buttato giù e costruito? Avete costruito qua, qua, qua. Troppo. Troppo rumore. Lucianello queste cose le sa. Tutto questo rimbombo crea sospetti. Ci danneggia. Ma perché secondo voi pure questa munnizza ci dobbiamo occupare noi altri? Con tutto il rispetto parlando per i presenti, noi altri con queste cose a casa nostra ci puliamo il culo alle galline.